si è concluso con un seminario il corso IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, gestito dall'ente di formazione LACAM e messo a bando dalla Regione Marche, con molti partner come per esempio Unicam o Confartigianato Imprese. Il corso ha visto la partecipazione di 24 ragazzi e ragazze in cerca di lavoro per una nuova figura professionale per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy, usando tecnologie innovative e valorizzando le eccellenze territoriali. Abbiamo anche interagito ancora di più con il mondo del lavoro, in quanto abbiamo portato dei testimonial e questo ha dato un valore aggiunto secondo il mio punto di vista, in quanto i ragazzi, gli allievi hanno potuto vedere quanto è importante la ricaduta poi occupazionale di una formazione nel campo del lavoro e quindi testimonianze come dei critici d'arte abbiamo portato una musicista e quindi quanto è importante anche a livello europeo, il responsabile della comunicazione di un grosso ente, figure insomma non indifferenti che si occupano anche del mondo del lavoro, ma in senso importante, ecco, di quello che è sia la piccola impresa ma anche la grande impresa. Alla giornata finale presenti quasi tutti i ragazzi partecipanti soddisfatti della loro scelta. Ho deciso di partecipare a questo corso in quanto, vista la mia formazione accademica, ho deciso di intraprendere un percorso riguardante le nuove tecnologie, quindi le materie sulla nuova tecnologia, il 3D, e poi per poi realizzare anche uno stage a livello museale. Quindi per me la formazione che ho avuto durante le ore del corso mi ha preparato anche a livello professionale. Dal canto loro, soddisfatti anche i docenti del corso, sia docenti accademici che personaggi della vita economica e culturale delle Marche. È stata la prima esperienza con studenti non universitari e francamente sono stati loro ad insegnare molte cose a me, perché diciamo, quello che io ho insegnato ovviamente è legato a delle materie professionalizzanti come tecnologie additive, elementi di prototipazione, ma ho notato che loro hanno messo la fantasia, la creatività, la voglia di imparare, e questo per me è stata la lezione più grande che io abbia mai potuto imparare. Sono stata benissimo e sono molto contenta di rivederli oggi qui, diciamo, a casa mia, qui a Unicam. Ma devo dire che è stato molto formativo anche per il docente, perché ci siamo confrontati senza preclusioni e soprattutto abbiamo esplorato delle idee nuove, proprio nell'ottica che oggi bisogna pensare globale pur partendo da un'ottica locale, e soprattutto non bisogna rimanere intrappolati nei vecchi schemi di pensiero di cercare lavoro. La domanda da porsi è: che esigenza posso risolvere io? E qui si innesta la creatività, la cultura, che diventano opportunità di business. Proprio da questa ultima affermazione, Monachesi sottolinea come altri l'importanza di questa nuova figura professionale. Pensare la cultura in maniera innovativa e legarla alla creatività è sicuramente una fonte di opportunità in più. Lo abbiamo visto con l'esperienza dei distretti culturali evoluti, lo abbiamo visto con Expo 2015, nel quale anche il fenomeno cibo ha assunto indubbiamente dei contorni fino ad allora inesplorati, e siamo adesso in viaggio verso Expo 2020 negli Emirati Arabi, il cui slogan sarà proprio connettere le menti, creare il futuro. Questo è lo scenario competitivo che l'IFTS ha voluto esplorare, e questo è veramente lo scenario nel quale i giovani, i ragazzi possono trovare opportunità a partire dall'agricoltura vista in maniera innovativa, si parla oggi di precision farming, fino ad arrivare alle innovazioni più evolute, ad esempio dell'architettura dei paesaggi, nel quale chef, produttori di vino e architetti si trovano insieme ad elaborare nuove strade per lo sviluppo dei territori. A dare i saluti anche il padrone di casa, il rettore Unicam, Claudio Pettinari. Il successo di questo percorso è testimoniato dalla presenza continua di questi ragazzi, ben 800 ore di formazione, su temi che oramai fanno parte della nostra quotidianità. Il Made in Italy,
made in Marche, sono parole che dobbiamo utilizzare per valorizzare il nostro territorio, per farlo ricrescere, e a questo abbiamo affiancato delle tecnologie innovative che consentono a questi giovani di sperimentare il futuro, di mostrare che c'è la possibilità con l'informatica, con tutti i temi ad esempio dell'industria 4.0, di far crescere le nostre imprese. Oggi il patrimonio culturale, il paesaggio non sono semplicemente dei complementi per lo sviluppo delle Marche, ma sono veramente i protagonisti. Quindi figure professionali che abbiano conoscenza in campo culturale e che poi possano in qualche modo affiancare anche le nostre piccole e medie imprese sono figure senz'altro molto, molto utili, perché la via dello sviluppo è una via che passa sicuramente attraverso un grande collegamento con il territorio. Lo sviluppo delle Marche passa proprio per essere sempre più made in Marche. Le Marche dispongono di un grande patrimonio artistico, architettonico, dei beni culturali, dell'artigianato di tradizione, quindi una figura che sappia mettere in rete queste risorse e che sappia adeguatamente promuoverle senza tralasciare le peculiarità di alcune rispetto ad altre. Infine chiudiamo ricordando i tanti corsi proposti dall'ACAM, la cui attività non si ferma con l'IFTS. Assolutamente non ci fermiamo qui, il prossimo progetto è un progetto finanziato sempre dalla Regione Marche per il tecnico del design, una figura di specializzazione, l'unico finanziato nell'intero territorio marchigiano, per cui saranno 600 ore e questo compreso lo stage. Però è una specializzazione particolare che nel territorio, specie maceratese, è molto richiesta. Infatti c'è un'analisi dei fabbisogni dove si va a lavorare per vedere quali sono le figure che ricercano le imprese per poi occuparli.